Il talismano. Postman. Ovviamente questa è la UEFA Champions League. Caro talismano, ma quanto siamo rilassati in questa preview, no? Marcello, salutiamo ovviamente Marcello Chirico, tutti gli juventinazzi del Top Land, dal vostro postman, dal talismano. Siamo rilassati perché siamo qualificati dopo l'impresa di Siviglia, perché impresa è stata alla quale che nessuno dava, cioè ci avrebbe puntato un euro, no? Siamo felici perché facciamo parte di Top Land, di questa grande famiglia oramai da più di un anno. Qualcuno adesso sta rosicando perché ci vede in televisione. E qua c'è il postman e c'è il talismano. E tu vai giù de Malox, no? Sempre lui. Perché adesso faccio un piccolo cappello, caro Marcello, qui col talismano. Perché si è pigliato degli insulti. Che lui ci mette la faccia, si è preso degli insulti. Devi sapere, caro Andrea, che su Twitter, su Facebook ci stanno quelli che insultano. Però quelli lì, come dire, li comprendi, li c'hai compassione perché c'hai il quoziente intellettivo di un parameggio, c'ha un neurone. Poi ci stanno i professoroni, sono quelli che ci correggono. Ora noi cercheremo in questo video, caro Marcello, di avere il linguaggio più forbito possibile, perché poi ci stanno i soloni di Twitter che si offendono. Quindi dopo il cappello, dopo l'intro, sesta giornata, girone H, Juventus Dinamo Zagabria. La formazione, vai Andrea. Allora sarà un 3-5-2 con Buffon in porta, in difesa Chiellini, Benatia, Rugani, centrocampo 5 con Alex Sandro a sinistra e Quadrato a destra, in mezzo Marchisio, Pjanic e molto probabilmente Khedira, che però è in ballottaggio, dipenderà dal mister Allegri quando vuole fare turnover lì in mezzo al campo. Esatto. E davanti la coppia Higuain e Mandzukic. Esatto. Molto importante, rientro comunque tra i convocati di Paolo Dybala. Tra l'altro oggi in allenamento c'era anche Barzagli, che però sicuramente non sarà convocato. Allora, caro Andrea, noi allo Juventus Stadium non vinciamo da Juventus Manchester City. È passato un anno. Quindi vogliamo tornare a vincere allo Stadium, soprattutto noi vogliamo la vittoria del girone. Esatto. Perché quale che sarà la nostra avversaria agli ottavi, ma comunque ragazzi, caro Marcello, è la Coppa dei Campioni. Cioè, se vuoi ambire a vincere la Coppa dei Campioni, devi battere le migliori. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Allora, caro Marcello, noi ti salutiamo, faremo il video, perché lunedì ci saranno i sorteggi, noi faremo il video per Top Land con le nostre personali impressioni, quindi caro Andrea, salutando i soloni e i rosiconi, ai prossimi video, vogliamo la vittoria del girone H e fino alla fine, vamos Juve!